Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi parliamo delle letture che ho fatto nel mese di ottobre e incominciamo subito perché ho letto un po' di libri e ho diverse cose da dirvi sugli stessi. Partiamo dal primo libro che è questo, Caffè Voltaire di Laura Campiglio. Questo libro in realtà l'avevo acquistato a ottobre, ma quando ho fatto il video degli acquisti nel mese di ottobre, non ve ne avevo parlato, mi sono dimenticata di metterlo dentro. Comunque ne parliamo ora. Questo libro di cosa parla innanzitutto? Parla di Anna Naldini, che è una giornalista, una reporter che abita a Milano e al suo stato attuale sta collaborando con ben 8 riviste diverse. Dovete sapere che nell'ambito del giornalismo non esistono quelli che sono i contratti a tempo indeterminato per quanto riguarda appunto i lavori presso le varie riviste, ma ci sono semplicemente queste collaborazioni. Quindi Anna ha 8 collaborazioni al suo attivo. La più importante di queste, ovvero quella che le consente, diciamo, di sopravvivere, è una collaborazione con un giornale di estrema sinistra che si chiama La Locomotiva. A un certo punto cosa accade? Anna perde questa collaborazione e quindi si ritrova a doversi barcamenare tra le altre 7 che però non le rendono, non le consentono appunto di vivere, diciamo, tranquilla. Le viene a questo punto proposta però una collaborazione con il giornale avversario alla locomotiva, ovvero il Vivi, scusate, però un nome un po' difficile, che è un giornale di estrema destra. Anna accetta e in quel momento cade il governo. E a questo punto la locomotiva si rifà viva per chiedere di nuovo di lavorare con lei. E Anna cosa farà? All'insaputa dei due direttori, inizierà a scrivere per entrambi i giornali sotto due pseudonimi, ovvero Voltaire e Rousseau, e vedremo appunto come Anna descriverà i vari, diciamo, candidati alla presidenza del Consiglio, dicendo di loro tutto e il contrario di tutto. Quindi è molto divertente questa presentazione dei candidati e si leggono proprio gli articoli che Anna scrive appunto per entrambi i giornali. Poi cosa succederà? Ovvero il gioco è bello finché dura poco e poi Anna verrà scoperta. Insomma, poi per il resto non vi dico più niente perché sennò vi starei qui a raccontare l'intero libro. Molto bello anche oltre a parlare, diciamo, della sua vita lavorativa, qui si tratta anche della vita privata di Anna e un personaggio che io ho amato particolarmente è stato il nonno di Anna, con cui lei ha un rapporto molto stretto, molto affettuoso. Il nonno, tra l'altro, è l'unico che gli è rimasto, diciamo, vicino perché i genitori si sono trasferiti, negli Stati Uniti. E il nonno, però, è un uomo del 1900, quindi è un uomo che, ha una concezione del lavoro completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi oggi e che la stessa Anna ha. È una cosa molto bella che dice proprio nel retro di copertina, per farvi capire, mi piacerebbe leggervelo questo retro di copertina, perché gli uomini del 1900, ovvero coloro che vivevano con il lavoro fisso, il contratto a tempo indeterminato, avevano appunto dei capisaldi molto particolari e il nonno di Anna li riassume praticamente nella quarta di copertina, perché il nonno di Anna dice: quando Anna perde il lavoro alla locomotiva, va dal nonno, si sfoga e lui gli dice: "Vedi Anna, io sono vecchio. Per me un lavoro vero deve avere 4 caratteristiche. Primo, deve essere un'unica parola, possibilmente italiana." E Anna risponde: "E ci siamo, giornalista. Salto su pensando ai miei amici content creator o social media strateging." Poi il nonno riprende: "Secondo, serve un ufficio, uno studio, un'officina." E lei: "Ma nonno, io lavoravo da casa, dal bar, ovunque ci fosse un wifi." Il nonno dice: "Non ho ben capito cosa sia questo wifi, ma ho capito che tu una scrivania non ce l'avevi." "Terzo, un lavoro vero deve produrre reddito." Anna dice: "Sì, certo, ovvio." E il nonno piano: "Veniamo al punto 4. Con quella busta paga lì, una banca ti deve dare un mutuo." Era così. 30, 40 euro a pezzo, roba che in banca non mi ci facevano neanche entrare. E lei: "No, decisamente no." E il nonno: "E allora non era un lavoro vero. Quindi cosa sta lagna, bambina? Su, allegra, su, bella dritta, che è il tuo compleanno."
Vedete, la concezione completamente diversa di uomini del 1900, che hanno comunque lavorato nel 1900, rispetto alla nostra concezione di lavoro. Questo nonno mi è piaciuto tantissimo perché per certi versi mi ha ricordato un po' il mio di nonno, soprattutto appunto per quanto riguarda la concezione del lavoro, perché io ricordo, e questa è una mia cosa personale, io ricordo che quando lavorai per un tempo a tempo determinato per una determinata ditta, io andai da mio nonno e gli dissi: sai, nonno, mi hanno presa, mi hanno dato un ufficetto tutto per me, e gli raccontavo tutte le cose positive di questo lavoro. E mio nonno, la prima cosa che mi disse fu: ma ti pagano bene, cioè, ma ti pagano bene, ovvero. A lui non fregava niente del fatto che io avessi un ufficetto, che facessi questo, questo, quest'altro. Cioè, mio nonno voleva sapere fondamentalmente se il mio era un vero lavoro, cosa che poi effettivamente non si rivelò perché, finito il tempo determinato, mi lasciarono a casa. E niente, quindi ho trovato molta affinità con Anna, ho trovato molta affinità con il nonno. Tra l'altro, io per questo libro ho partecipato alla presentazione fatta nella libreria IBS di Novara. No, scusate, Ubik di Novara, proprio con l'autrice abbiamo parlato anche un attimo durante il firmacopie di questo rapporto con il nonno. Quindi il libro, tutto sommato, mi è piaciuto, è molto divertente, è molto vero, quindi rispecchia proprio quella che è la realtà dei contratti di lavoro e dei ragazzi e uomini del giorno d'oggi. A questo libro però purtroppo a malincuore do solo 3 stelline su 5, e questo perché? Perché questo libro è ostico da leggere, cioè lo stile di scrittura della Campiglio è veramente duro da digerire. Ci sono delle frasi infarcite di termini, tra i quali molti, sono rimasta un po' così perché non sapevo neanche io il significato, ma non termini tecnici, è proprio termini della lingua italiana, che mi hanno fatto purtroppo interrompere più volte la lettura. Infatti, questo libro io l'ho iniziato proprio la sera della presentazione, quindi sarà stato il primo weekend di ottobre, e l'ho terminato alla fine di ottobre, perché ho dovuto intervallarlo con altri libri, perché mi bloccavo, leggevo 30 pagine e poi dicevo: no, vabbè, non ce la faccio. E allora prendevo in mano un altro testo, finivo un altro testo, dicevo: vabbè, lo riprendo. Altre 30 pagine di nuovo in blocco. Quindi, purtroppo, lo stile di scrittura dell'autrice è veramente, cioè, blocca, almeno per quanto mi riguarda, blocca proprio la lettura. Avrei voluto abbandonarlo questo libro, dico la verità, non l'ho fatto perché volevo sapere come andava a finire la storia, cioè mi stava piacendo la storia, però scrivere in questa maniera così arzigogolata, secondo me, ha penalizzato tantissimo il libro. Quindi 3 stelline su 5, mi dispiace veramente a malincuore. Vediamo adesso i libri che ho alternato a questo. Allora, il primo libro che ho preso in mano per cercare di spezzare un po' la cosa è stato Figlie di una nuova era di Carmen Korn. Allora, di cosa parla? Questo vi avevo già accennato, vi avevo già parlato nel book haul, comunque ve ne parlo un pochettino meglio. Allora, qui siamo a Berlino e il romanzo si svolge in un arco temporale che va dal 1919 al 1948. Questo è il primo libro di una serie di tre, e qui conosciamo le nostre quattro protagoniste, che sono Annie, Kate, Ida e Lena. Sono tre ragazze, all'inizio del libro sono delle ragazzine, poi nel corso degli anni diventeranno delle donne, che vivono appunto a Berlino, e in una Berlino che vedrà i cambiamenti che porterà il regime nazista. Quindi dall'elezione, diciamo, dei nazisti al governo fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per arrivare poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Noi seguiamo le nostre quattro protagoniste, che all'inizio non si conoscono tra di loro, ma poi la loro amicizia si svilupperà nel corso della narrazione, e Annie e Kate diventeranno ostetriche. Ida è una ricca, diciamo, una ragazza di buona famiglia, molto ricca, molto viziata. E poi c'è Lena, che è una donna già più grande delle altre. Lei già all'inizio del libro fa già l'insegnante, e lei purtroppo è stata costretta a prendersi cura del fratello più piccolo, in quanto i genitori sono praticamente morti di stenti per cercare di dare loro un futuro.
Ognuna di loro poi ha delle idee politiche diverse rispetto alle altre e nel loro piccolo cercheranno di contrastare quella che è il dominio nazista all'interno, almeno perlomeno, nelle piccole cose che riguardano Berlino. Il libro mi è piaciuto, ho avuto un pochettino di difficoltà con i nomi dei luoghi perché essendo scritti in tedesco non riuscivo neanche a leggerli, quindi li saltavo a pie pari, però questo ci sta perché comunque non avendo studiato il tedesco ci può stare. Il libro mi è piaciuto, vi ripeto, molto. C'è anche il seguito, il libro termina con un evento che poi legherà il primo libro al secondo, anche se secondo me volendo potreste anche fermarvi qua. Ecco, io per il momento mi fermo qua, non escludo di prendere il seguito, però diciamo che attualmente ci sono altri libri che secondo me hanno, per quanto mi riguarda, la priorità di lettura rispetto al seguito di questo. La scrittura è molto scorrevole, il libro l'ho mangiato praticamente, anche perché è un libro di, mi sembra, 500 pagine, l'ho mangiato, quindi si legge molto bene, molto avvincente, vuoi sempre sapere cosa sta per succedere, cosa succederà. Quindi è un libro che io vi consiglio assolutamente, do 4 stelline su 5, non gli do il massimo dei voti perché per me altri libri hanno il massimo dei voti, però comunque assolutamente promosso e niente, io ve lo consiglio. Poi, altro libro intervallato, sempre il primo, abbiamo Alessia Gazzola con Questione di Costanza. Di cosa parla il libro? Costanza, chi è? Costanza Macalè è una anatomopatologa, che vive in Sicilia, è una mamma single e in cerca di lavoro. Parteciperà a un concorso, sta partecipando a tutti i concorsi possibili per riuscire a trovare un posto di lavoro, per riuscire a mantenere se stessa e la figlia. Arriverà seconda a un concorso indetto dall'Istituto di Verona per la ricerca di un paleontologo. I paleontologi sono coloro che studiano, diciamo, gli scheletri per riuscire a risalire allo stile di vita delle persone che vivevano nell'antichità e tutte le eventuali malattie che potevano colpire questi esseri umani. Lei arriva seconda. Però la candidata che è arrivata prima si ritira, di conseguenza lei passa di graduatoria e si trasferisce, è costretta a trasferirsi a Verona. Arrivata a Verona c'è la sorella che l'aspetta perché la sorella Antonietta abita già a Verona e fa la psicologa, quindi lei andrà a vivere con la sorella e comincerà tutto il suo percorso di adattamento alla vita nel nord, quindi lascia la sua calda e assolata Messina per volare a Verona dove c'è sempre nebbia, dove piove sempre, dove fa freddo. Quindi c'è il suo adattamento da questo punto di vista. L'adattamento dovrà inserire la bambina all'asilo, quindi anche qui abbiamo un cambiamento per quanto riguarda le abitudini sue della bambina e soprattutto dovrà inserirsi all'interno del suo posto di lavoro, quindi all'istituto andrà a conoscere le persone con le quali dovrà collaborare e il suo capo. Parallelamente alla storia di Costanza abbiamo il ritrovamento di uno scheletro all'interno di una chiesa sconsacrata e su questo scheletro dovranno lavorare Costanza e la sua equipe. La cosa particolare di questo scheletro è che lo scheletro pare avere un collegamento con Federico II, ma Federico II è il re delle due Sicilie. Quindi cosa c'entra Federico II con la guerra tra Guelfi e Ghibellini che si svolgeva nello stesso periodo a Verona? A questo punto, appunto, abbiamo quindi due narrazioni parallele. Quindi, da una parte Costanza e i suoi colleghi che indagano sullo scheletro, dall'altra parte torniamo indietro nel tempo e seguiamo la storia di questa persona, quello che poi diventerà lo scheletro, quindi questa persona, e scopriremo chi è e come mai si è ritrovato a Verona. Dunque, il libro mi è piaciuto, gli ho dato 4 stelle su 5. Però ci sono dei però. Allora, la scrittura di Alessia Gazzola è una scrittura che si riconferma anche in questo libro, come nei precedenti che riguardavano Alice Allievi della serie dell'Allieva. Una scrittura scorrevole, una scrittura divertente. Mi piace, la scrittrice mi piace. Di questo libro, però, ciò che ho apprezzato di più è stato il contesto storico.
Ho apprezzato anche tantissimo una nota dell'autrice a fine libro nella quale spiega ciò che è vero e ciò che è stato inventato da lei. Quindi lei è partita da dei fatti veri, da dei documenti veri e poi su quelli ci ha costruito la storia di questo famoso scheletro. Quindi quella parte lì secondo me è stata trattata benissimo. Quello che non ho apprezzato invece è stata la protagonista. Cioè, la protagonista l'ho vista assolutamente immatura, assolutamente svogliata, cioè proprio un personaggio che non ha voglia di fare nulla. Anche nel personaggio di Alice Allevi, ricordo che nel primo libro, abbiamo trovato un personaggio acerbo, una ragazza che insomma non sapeva neanche lei da che parte era girata, però perlomeno, Alice Allevi aveva voglia di fare qualcosa, quindi lei forse esagerava un po' troppo, cioè si impicciava anche di cose che non la riguardavano, però si vedeva che aveva voglia di crescere sia professionalmente sia proprio personalmente. Costanza invece, cioè, non ha voglia di fare nulla. Addirittura, personaggio che forse ho apprezzato di più è stata la sorella, che è molto più concreta. Addirittura Costanza ha il sogno, perché ovviamente lei vuole fare il lavoro per cui ha studiato. In questo momento non può farlo perché comunque si prende quello che si può, però le rimane comunque questa voglia di fare il medico. Ed è in contatto con una sua amica che vive in Inghilterra e che ogni tanto le gira via email delle proposte di lavoro. A un certo punto questa sua amica le gira una proposta di lavoro di lavorare come medico in un paesino sperduto della Brughiera inglese. Lei non ci mette né uno, né due, né tre e risponde a questa amica dicendo sì, ok, va bene. A un certo punto la sorella le dice, ma cosa stai facendo? Cioè, ma ti rendi conto? Ma cosa vuol dire? Innanzitutto tu hai una figlia, ok? Quindi fossi da solo, ok? Hai una figlia da mantenere. Vai a metterti in una situazione nella quale questi cercano un medico, è vero, ma è per un periodo di tempo limitato. Quindi dopo tu cosa fai in Inghilterra? Non sei neanche per dire a Londra dove mentre lavori puoi cercare degli altri agganci. Cioè proprio lei non ci arriva. Non ci arriva a fare questi ragionamenti. Altra cosa, quando si presenta all'istituto, cioè lei non ha neanche voglia di imparare, non ha voglia di fare nulla. Tant'è vero che il suo capo a un certo punto le dice: senta, siccome lei deve andare poi a prendere la bambina all'asilo alla fine della giornata, loro stanno facendo un lavoro e a un certo punto lei dice: ma io devo andare a prendere la bambina. E il suo capo le dice: va bene, lei vada, però guardi che noi abbiamo capito che lei non ha voglia di fare niente. Cioè, immaginatevi un personaggio del genere. Non lo so, io spero che questo personaggio possa avere una crescita personale nei prossimi romanzi, perché sennò veramente, cioè, è assurdo, è assurda questa cosa. È un personaggio un po' antipatico, devo dire la verità. Va bene, comunque, nonostante queste che sono ovviamente mie opinioni personali, io al libro do 4 stelle su 5, sperando nel prossimo, che tra l'altro è già uscito, che è Costanza e Buoni Propositi, speriamo che ci siano questi buoni propositi di Costanza, spero nel prossimo libro appunto di vedere una Costanza un pochettino più matura, tutto qui. E adesso parliamo degli ultimi due libri, ve ne voglio parlare insieme perché fondamentalmente sono due libri che trattano lo stesso argomento. Ho letto nel mese di ottobre, per la serie La signora in giallo, ho letto La morte in scena e Lezioni pericolose. Perché ve ne voglio parlare insieme? Adesso poi vi dirò la trama di entrambi i romanzi. Scusate, ma stanno facendo dei lavori nell'androne condominiale, cioè proprio di domenica. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Stavo dicendo, adesso vi dirò le due trame, però quello di cui voglio parlarvi è il fatto che per chi segue la serie della Signora in giallo, sto parlando dei romanzi, non la serie TV, sa che fino a un certo punto la maggior parte dei libri della Signora in giallo sono stati scritti dall'autore che è Donald Bain. Donald Bain, che è l'autore storico dei libri della Signora in giallo. Da più o meno 3-4 anni a Donald Bain è stato invece sostituito, Donald Bain è stato sostituito con John Land. È vero che dietro i libri vi dicono sempre che gli autori sono due, ovvero Jessica Fletcher e poi l'autore. In questo caso, per esempio, vedete, c'è scritto Jessica Fletcher e John Land, anche se comunque Jessica Fletcher viene messo solo, diciamo, per sfruttare il nome, perché Jessica Fletcher non esiste, è un personaggio di invenzione, quindi il vero autore è il secondo.
Partiamo dal primo libro che ho letto, ovvero quello scritto da Donald Bain, quindi quello più vecchio, La morte in scena. Di cosa parla? Allora, Jessica si trova a New York, ospite del nipote Grady, e viene invitata a partecipare a uno spot pubblicitario per promuovere una carta di credito per i viaggiatori, per coloro che viaggiano intorno al mondo, c'è cioè questa carta di credito particolare. Durante le riprese di questo spot, dove è stata invitata lei, ma sono stati invitati altri personaggi, diciamo, del mondo dello spettacolo, viene ritrovato il cadavere senza vita di una delle donne che si occupavano di una delle produttrici della pubblicità. Il problema è che, oltre a trovare il cadavere, è sparito anche il piccolo Frank, che è il figlio di Grady, e che si trovava anche lui sul set per assistere appunto alle riprese. Si teme quindi che il piccolo Frank abbia assistito all'omicidio, quindi sappia chi sia l'assassino e sia stato rapito appunto per non farlo parlare. Jessica inizierà a indagare e, come ovviamente suo solito, risolverà il caso. Il secondo libro invece di che cosa parla? Di un vecchio caso di Jessica Fletcher. Praticamente si torna nel passato e cosa è successo? Quando Jessica era ancora una supplente di lettere e abitava ancora col marito Frank, quindi abitava in quei tempi però non abitava a Cabot Cove, abitava a Appleton, che sta a 10 km da Cabot Cove. Il preside della scuola superiore dove lei insegnava venne trovato assassinato. Lei conobbe in quel periodo Amos Tapper, che non era uno sceriffo, ma era un semplice detective, e insieme arrivarono alla soluzione del caso. A questo punto passano tantissimi anni e Jessica Fletcher si ritrova ai giorni nostri e viene intervistata da una ragazza che comincia a chiedere dei dettagli su questo, diciamo, suo primo caso risolto. La ragazza però purtroppo, dopo questa intervista con Jessica Fletcher, verrà trovata assassinata e qui cominceranno le indagini di Jessica nel presente e Jessica cercherà di collegare ciò che è successo nel presente con questo suo primo caso. Queste sono le due trame dei libri. Allora, adesso a questo libro vi dico subito che io ho dato 5 stelline su 5. Perché Donald Bain è uno scrittore che io apprezzo tantissimo. Infatti, leggendo i libri scritti da lui, ci si ritrova completamente nell'atmosfera del telefilm. Noi troviamo Jessica, noi troviamo vecchi protagonisti secondari delle sue vicende, quindi abbiamo il nipote Grady in questo caso, ma in altri troviamo anche lo sceriffo Metzger. Troviamo una Jessica curiosa, una Jessica impicciona, ma comunque sempre lei, ed è bello ritornare a immergerci nell'ambiente, nelle avventure della nostra eroina, diciamo. Quindi 5 stelline su 5. Allora, io do 5 stelline su 5 perché io trovo questi libri di profondo intrattenimento, sono dei libri che mi rilassano e appunto mi fanno stare bene. Da quando invece è entrato questo nuovo autore, quindi John Land, i libri hanno avuto un calo per quanto mi riguarda, in picchiata. Infatti io a questo libro ho dato 2 stelline su 5. Perché? Da una parte io apprezzo che questo autore abbia riesumato personaggi che il precedente autore non ha mai trattato. Qui vediamo nello specifico Amos Tapper, che anche se fa delle piccole apparizioni, comunque era un personaggio mai trattato nei libri precedenti, perché essendo uscito dalla serie televisiva dopo poche stagioni non se n'è più parlato. Invece lui lo riesuma, tra virgolette, e quindi è piacevole rivedere un personaggio che erano tantissimi anni che non vedevamo più. La stessa cosa in altri romanzi, ma anche in questo, viene riesumato il personaggio di Harry McGrow. Harry McGrow era quel famoso detective, amico di Jessica Fletcher, quello che le prendeva sempre, era quello che era sempre indebitato con qualcuno, quello che frequentava le bische, insomma alla fine dell'episodio lui era sempre tutto incerottato. E anche questo lo apprezzo perché anche nei libri lui comunque è sempre quello che le prende, però alla fine, essendo un investigatore privato di un certo tipo, comunque essendo molto scaltro, riesce sempre ad essere di aiuto la protagonista.
Ciò che invece non ho amato per niente è la protagonista in questo romanzo. Cioè, lei non è Jessica Fletcher. Non è Jessica Fletcher che conosciamo noi. Innanzitutto è una donna molto arrogante, cosa che Jessica Fletcher non è. È una donna che passa al di sopra della polizia. È una donna, vi faccio un semplice esempio. In entrambi i libri, ovviamente in situazioni diverse, cosa succede? Jessica si reca nell'appartamento della persona assassinata. Ma mentre in questo libro, quando arriva di sua, ovviamente di sua iniziativa, va nel palazzo e quindi arriva all'appartamento della persona morta, lei trova la porta spalancata e tutto è sotto sopra. Ma lei cosa fa? Si ferma sulla soglia. E con un escamotage coinvolge la vicina di casa di questa persona per farsi raccontare un po' di cose della vittima. Quindi l'agisce nei limiti della legalità. Infatti, se vi ricordate bene, negli episodi è vero che Jessica conduce sempre delle indagini parallele alla polizia, ma cerca sempre la collaborazione del detective di turno e cerca sempre di stare nei limiti della legalità. In questo libro qua, anche qui Jessica si reca nell'appartamento della persona assassinata. Ma cosa fa? Entra tranquillamente e inizia a frugare nelle cose della vittima. Non solo ci entra una volta, ma ci porta una seconda volta anche il dottor Esley. E senza alcun diritto, loro cominciano a frugare nelle cose, negli effetti personali del proprietario dell'appartamento. Cioè, ma perché? Poi, vi ripeto, qui non c'è collaborazione con la polizia, cioè lei va per i cavoli suoi. Un'altra cosa che non mi piace assolutamente è che Jessica Fletcher, che in teoria dovrebbe avere, se vogliamo ambientare i romanzi nei tempi del telefilm, è una donna che potrebbe avere dai 50, 60, massimo 70 anni, quindi comunque una donna di una certa età, se vogliamo dire. Ecco, in questi romanzi Jessica corre dietro tranquillamente agli assassini, incurante del pericolo, come una specie di Lara Croft della situazione, e nella sua testa dice: vabbè, ma meno male che vado tanto in bicicletta, meno male che sono allenata perché tutti i giorni faccio il mio giro in bicicletta. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma voi la immaginate sta donna in tutta vestita elegante con i suoi soliti foulard che corre dietro un assassino? Cioè, è assolutamente improbabile una roba del genere. In più, in questo libro qua c'è una scena finale. Io non voglio fare spoiler, però veramente è la scena che proprio mi ha fatto dare proprio le 2 stelle, anzi, avrei voluto dargliene una, ma ok. Cosa succede? Senza dirvi niente riguardo alla trama, solo all'ambientazione. Siamo all'interno del faro di Cabot Cove. A un certo punto va via la luce. Di conseguenza, una nave che sta entrando nel porto di Cabot Cove, siccome c'è nebbia, non perde l'orientamento e va a incagliarsi negli scogli e va proprio a colpire il faro, che comincia a tremare e sta per crollare. Jessica cosa fa? Arrotola una corda su una trave del soffitto del faro, si carica in spalla un'altra persona e comincia a calarsi nell'oscurità fino ad arrivare sulla prua della nave che si è appena incagliata. Cioè, ma voi ve la immaginate Jessica Fletcher, una donna di 60-70 anni, che si carica in spalla un'altra persona e col suo taglierino e la camicia e le scarpette dal tacco basso si cala da una corda per... Ma diciamo, di cosa stiamo parlando? Ma di chi stiamo parlando? Cioè, no, assolutamente no, per me è no. Quindi, o l'autore si dà una regolata e si va a vedere i telefilm di Jessica Fletcher, oppure, cioè, per me questo potrebbe essere anche l'ultimo libro della serie. Tra l'altro sono stata pure fortunata perché questo libro incartonato al prezzo di copertina di 17,90 euro io l'ho trovato, l'ho preso usato nella sezione libri usati della libreria. Quindi vuol dire che chi l'aveva letto prima di me probabilmente avrà pensato le stesse cose che sto pensando io adesso e ha pensato bene di disfarsene.
Adesso è uscito un nuovo romanzo per Natale che è ambientato a Cabot Cove ed è ambientato appunto nel periodo natalizio, che costa sempre 17,90. Ovviamente io adesso non lo compro, aspetterò che esca in usato o in economica per proprio dare l'ultima possibilità a questa serie di romanzi. Dopodiché mi dispiace, andrò a recuperarmi ancora qualcuno vecchio che mi manca, però per il resto mi fermo qui perché io non posso pensare che venga distrutto un personaggio che alla fine ha segnato comunque la mia infanzia e questa cosa lo trovo veramente disonorevole. Va bene, dopo questo sfogo posso dirvi che è terminata la lista delle mie letture del mese di ottobre. Spero di avervi, insomma, tenuto compagnia, spero di avervi dato qualche indicazione, magari di avervi presentato qualche libro che potrebbe interessarvi. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà il video degli acquisti del mese di novembre, quindi vedete che mi sto rimettendo un po' in pari con i libri, con i video. E niente, io vi mando un bacione, vi ricordo di seguirmi su Instagram se avete piacere, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao!